Lo siglitano Nino Alecci è stato nominato ambasciatore del sorriso ricevendo il premio Gogol. Alecci, vigile del fuoco di professione, è stato insignito del riconoscimento per la sua attività espletata per la comunità fuori dagli orari di lavoro. È stato premiato insomma il suo senso civico, lo spirito collaborativo finalizzato nel suo piccolo a creare una città migliore. Ma si spende per la comunità perché ognuno di noi quando compie ogni atto e se lo fa a servizio degli altri e si fa senza che nessuno lo pretenda, ma lo offre, ecco, è un atto che deve essere accettato, deve essere valutato nel migliore dei modi. E noi con la testimonianza dell'attestato di merito ad un altro ambasciatore del sorriso nel mondo abbiamo voluto testimoniare. Siamo una piccola comunità, Cigli già ci saranno 6-7 ambasciatori, nel mondo saranno 2550. Questo è veicolare la nostra propositività. Gogol nasce da una invenzione di un imprenditore ennese. La sua idea era quella di creare un gadget, ma poi in poco tempo l'omino giallo è divenuto un simbolo diffuso in tutto il mondo. Sono oggi in tutto oltre 2500 i premi Gogol assegnati a personalità più o meno note, riconosciute, in grado di generare sorrisi e positività. Un riconoscimento appunto che gli viene donato da chi ha meno motivo di loro di sorridere, perché chi decora il Gogol sono persone che hanno meno motivo di noi verosimilmente di sorridere, perché sono carcerati, sono donne vittime di violenza, sono bambini disabili. E a cui noi diamo la possibilità, facendo decorare il Gogol, di diventare nei protagonisti, dandogli una possibilità anche per potersi esprimere, e donano questo sorriso a queste persone che a modo loro si sono spese, dimostrando ad altri che hanno avuto il coraggio di spendersi, creando quindi anche una sorta di emulazione. Cioè, affinché anche altri, vedendo quelle persone che vengono premiate e diventano ambasciatori di un progetto importante, possano anche loro diventarlo se dimostrano di avere il coraggio di spendersi, di sognare. Il premio Gogol a Nino Alecci è stato assegnato in occasione della presentazione del libro di Menia Kutrupi, Vietato calpestare i sogni, un racconto autobiografico di una ragazza che ad un certo punto vede infranti i propri sogni per via dell''ndrangheta e della sclerosi multipla, ma che poi ha creato una start-up di successo. Sono una persona felice perché mi sveglio la mattina e dico: sto vivendo veramente la vita che sognavo, anche se è una vita piena di sacrifici, di salti mortali. Quindi la felicità va coltivata, i sogni vanno coltivati, il successo va coltivato, però se riusciamo a trovare la motivazione per sacrificarci, sicuramente saremo delle persone di successo nella vita, che questo va al di là del nostro conto in banca, però saremo ricche nei confronti di noi stessi e potremo contaminare questa felicità agli altri.